Io in generale chiarivo subito che quello che diceva lui io non tenevo in conto, ma secondo me non era la Bibbia. Lui poteva dire anche delle cose sbagliate o che per me erano sbagliate. E dunque questo confronto dialettico era alla fine una via di arrivare a un punto comune, di comune accordo, almeno per quanto riguarda le ideazioni, non veramente musicali, ma diciamo emozionali, no? Qualche volta mi è capitato invece di lavorare con dei registi che sembravano degli agnellini, perché dicevano: senta maestro, io ci capisco niente di musica, lo so, ecco, non saprei cosa dirgli, dunque non mi chiede più. Io dicevo: ma che pensi, faccia come vuole, io mi fido di lei, lei fa il compositore, io faccio il regista. Per me va tutto bene. Ho avuto tre volte queste esperienze. Dopo non le ho avuto più perché ho capito che era meglio evitare. Perché? Perché questi agnellini invece alla fine si sono comportati dal punto di vista del rapporto come dei censori tremendi, perché la loro ignoranza, che era vera, li faceva dubitare di tutto e non gli stava bene. Tanto è così che la prima volta io, esasperato, mi sono alzato e gli ho detto: senta picco pallino, se ne cerchi un altro. Ma perché? Perché lei è uno stupido, perché lei crede di sapere tutto, dice che non sa niente e dopo non si fida di niente. Dunque va a lavorare con uno schiavo, perché io credo di essere un uomo libero, fine della storia, come il greco e questo figlio. No, capito? Certo, io non ho fatto il prossimo. Ma fondamentalmente, se non mi sta bene di lavorare con una persona, per la ragione che sia, perché arrogante, narcisista, cretino, cioè, esiste il regista cretino, purtroppo. E dunque, in quel caso lì, io ho fatto una cosa molto semplice: o me ne sono andato, o a un certo punto ho chiamato il produttore e ho detto: senti, questo signore qua che ha fatto il regista di questo film, me lo levi dalle palle e io continuo a lavorare. Lui disse: no, faccio più niente, me ne vado a casa mia, vado a pescare, vado a prendere i soldi. Bene. E una volta è successo quello, che sparito, io ho scritto la musica, dopodiché manco sono andato al messaggio, perché voglio dire, ero talmente infastidito con questo tipo di rapporto. Per cui, come vedete, dalla grande amicizia, dall'amore fraterno, no, fra un regista e un musicista, diciamo alla scocciatura, al malessere di lavorare con qualcuno che era meglio, non l'avevo mai visto in vita mia. Queste sono, come vedete, una panoplia di esperienze molto diverse. E dunque ritorno a quello che dicevo prima: per ogni film ho provato sempre a considerarlo come se fosse il mio primo film, ecco. E dopo, secondo me, un musicista che fa musica applicata deve, molte volte con difficoltà, di tenere a bada il suo narcisismo o quello che lui crede che sia la sua estetica, almeno in quel momento lì, e non usare il film come un, diciamo, un pretesto per scrivere la musica che lui vuole scrivere. Questo non è giusto. Il musicista che lavora nella musica applicata deve servire non il regista, non il produttore, il film. Il film è quello che manca.